Benvenuti cari amici di Visione TV al nostro consueto appuntamento in diretta della sera, come sapete questa è un'era dominata da strani malori che colpiscono giovani apparentemente forti, in salute, controllati, atleti di eh, livello, però non siate maliziosi, non c'è nessuna. Correlazione, anche fate male persino a um, immaginare un'ipotesi del genere. Questa sera riusciremo a smentire queste ipotesi fantasiose dei Novax in compagnia di Galli, Capo e Pre. No, non cambiate canale, sto scherzando. Noi, da noi vengono solo medici liberi. Comincio con il presentare il dottor Daniele Giovanardi, già primario del Pronto Soccorso di Modena. Buonasera, dottor Giovanardi, non sentiamo. Audio, audio. Ecco, ben trovato, ciao. Leopoldo Salmaso. Ciao a tutti. Specialista in malattie infettive e poi in mezzo a due uomini di scienza, però senza l'H finale, cioè di scienza vera, l'ottimo Enzo Pennetta. Ciao, Enzo, saggista, no, docente, uomo che capisce tante cose. Ecco, sentire. Ehm, se, che dici, Enzo? Molto gentile, grazie della presentazione. No, so, questo è il minimo. Poi quando vieni, diciamo così, in versione elegante, in nero, con lo sfondo dietro, unisci anche fascino e intelligenza ed è il massimo. Cominciamo col guardare il primo servizio. Magari sarà un caso, magari non ci sarà nessuna correlazione, come ripetono in coro gli esperti invitati dal mainstream per impedire che nasca un dibattito serio intorno alla sicurezza e all'efficacia di una campagna vaccinale che ha assunto toni mistici e antiscientifici. Sta di fatto però che da un po' di tempo l'impressione generale è quella di uno strano aumento di malori che colpiscono giovani apparentemente forti e in salute, magari sportivi professionisti, continuamente sottoposti a rigorosi controlli. Ieri, nel corso della partita Napoli-Empoli, il centrocampista partenopeo Zeliski ha chiesto il cambio dopo appena 20 minuti per problemi respiratori. Pochi giorni fa, il difensore del Ma... I seri anti-Covid, questo oramai è pacificamente ammesso da tutti, possono comportare miocarditi. Forse sarebbe il caso di capire il vero grado di rischio che corrono giovani sottoposti al rito della vaccinazione permanente. Allora, noi qui, siccome non dobbiamo difendere tesi preconcette, siccome a fine. E trasmissione, non ci arriva il bonifico di Pfizer, non veniamo casualmente assunti come amministratori delegati di AstraZeneca, non finiamo in Parlamento, magari la campagna elettorale ce la paga qualche strana ONG nelle mani di Big Pharma. Ecco, possiamo fare quello che gli altri non possono fare, cioè ragionare a voce alta sui dubbi, le ipotesi, le impressioni che abbiamo. Ora non abbiamo la verità rivelata, però la cerchiamo con cuore puro. Mi e vi domando, questo improvviso aumento di malori in campo, cioè non c'è settimana in cui non si vede un calciatore che si tocca il petto, un altro che esce all'improvviso, uno che collassa senza apparente ragione. È vero che anche in passato sono capitate queste cose, però erano così rare da rimanere impresse per sempre nella memoria collettiva. Adesso invece sembra diventata quasi, diciamo, uno, uno sport. Ora, voglio chiedere al dottor Giovanardi, che è stato primario del eh, reparto di medicina d'urgenza e pronto soccorso di un ospedale importante di una città importante capoluogo di provincia come Modena ecco nel corso della sua carriera pluridecennale quanti casi di giovani in salute sono arrivati eh, con problemi cardiaci infartuati o con eh, diciamo, una situazione di emergenza legata a problemi di cuore allora io rispondo eh, in, in modo complessivo perché qua bisogna separare la notizia dai commenti. Nella mia carriera, ovviamente, ho visto sportivi più che altro per traumi. Non mi ricordo fortunatamente, fortunatamente drammi, cioè qualcuno portato dal campo sportivo da rianimare. Non, non ne ho memoria, quindi era un caso eccezionalissimo. Ma quando divido, dico dividere la, la notizia dal commento c'è un piccolo problema. La notizia che ci sono decine e decine di questi casi è vera o è falsa? perché tu la documenti, vai a vedere, citi 50-100 casi, vai a vedere un'altra fonte di informazione e ti dicono che il problema non esiste perché questi malori non ci sono stati. Allora, è chiaro che se i malori ci sono stati, come io penso, si apre tutta una discussione perché non c'erano prima, adesso sono numerosissimi, bisogna che si indaghi. Ma se i nostri, come, quelli con quali dialoghiamo, Cominciano dicendo che il problema non esiste perché non ci sono stati malori è quello che come, contraddistingue è tutta la narrazione su questo Covid, perché anche sui dati non c'è mai certezza, sui dati grezzi, quindi le notizie divise dal commento, ma se le notizie date fin dall'inizio sono legate o celate non sai cosa, cosa commentare. In passato però questo fenomeno, se adesso c'è così vistoso, non c'è mai stato. Eh, insomma, quindi diciamo, non era usuale vedere arrivare al pronto soccorso di Modena magari giocatori di 20-30 anni che finivano la partita di calcetti e arrivavano lì toccandosi il petto, cioè quanti ne avrà visti nel corso della sua lunga carriera? Io non ho memoria. Nessuno? Io non ho memoria di un eh, insomma, ragazzo. Una, comunque, devo dire che la cosa, allora, tanto usuale non è... è che sia stato da noi rianimato o portato in sala immediatamente perché avevo un infarto in atto, io non, non ho memoria. Eh, insomma, quindi, allora, voglio chiedere a Leopoldo Salmaso, che è un altro medico importante, conosciuto, di eh, approfondire questo aspetto. Cioè, sta passando l'idea che questi improvvisi malori, collassi, giovani, senza patologie, pregresse, siano tutto sommato, diciamo, in linea con il passato, perché sono cose che sono sempre capitate. Ora, io... Da profano non sono un medico, però seguo il calcio da quando sono ragazzino. Di gente che esce improvvisamente perché in preda a un malore che non è legato a traumi di gioco, me ne ricordo pochissimi. Adesso invece non c'è settimana in cui uno su 20 non esce, diciamo, in preda a strani malori, tutto casuale. Allora, guarda qui, ti rispondo da epidemiologo perché io ho una doppia carriera, quella di clinico delle malattie infettive e quella di epidemiologo sul campo, in particolare in Africa. Allora, in, in statistica epidemiologia esiste un test che facciamo a matita, quindi proprio il, il più semplice dei test che ci, che ci siano in statistica, si chiama chi quadro e sta ad analizzare il, un rapporto in un campione osservato, rispetto alla, ehm, eh, al rapporto atteso. Ecco, io ti posso dire, posso rinviarvi a un articolo che ho pubblicato assieme a un collega tedesco, pubblicato anche su una, un grosso sito tedesco. Il titolo è Covid-19, il killer dei capi africani. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo osservato, e questo è un dato non contestabile, del resto, Giovanardi ha detto bene: questi negano, negano l'evidenza, ma alla fine tutti questi sportivi non è che li possono nascondere come, come nel cilindro del mago. Comunque, noi abbiamo. Questo è un articolo eh, dell'aprile di quest'anno, quindi praticamente a un anno dall'esordio, poco più di un anno dall'esordio di Covid, abbiamo avuto. C'è in sito 13, scusate, 13 capi africani. Cosa si intende per capi? Almeno ministri. Perché abbiamo scelto questo, questa, questo limitato questa scelta? Perché in questo caso il denominatore è praticamente noto con un'approssimazione eh, eh, bassissima, cioè con un margine di errore bassissimo. Abbiamo 13 capi, af capi africani morti su 2500. Questo rapporto 13 su 2500 lo abbiamo confrontato con l'allora tasso di eh, letalità attribuito a Covid nel Sudafrica, che già allora era eh, come dire, il capolista in un'Africa che per la verità è... Poco o, o molto poco interessata da coronavirus, la mortalità da coronavirus, ma abbiamo preso il dato del Sudafrica come non solo il più affidabile, ma anche quello meglio noto. Bene, il banalissimo test del Chi quadro ci ha rivelato che 13 capi su 2500, prendendo come dato di riferimento quello dell'intera popolazione africana. Uno scarto così notevole per puro caso, si, la statistica ci dice che per puro caso si sarebbe verificato tre volte su 100.000, cioè la probabilità che questo fatto, 13, ca killer, 3, scusate, 13 capi africani morti su 2.500, sia un pur, una pura variazione casuale. Il dato molto più sicuro che abbiamo sulla popolazione generale, bene, si sarebbe verificato solo tre volte su 100.000. Perché dico questo? Perché ne, in, basta guardare una qualsiasi pubblicazione nostra e vedrete che 5 su 100 o 1 su 100 è considerato altissimamente significativo, cioè là bisogna andare a indagare, vuol dire che c'è qualcosa. Che sposta la fluttuazione casuale verso um, una deviazione così notevole. Se noi nelle nostre pubblicazioni ordinarie ci, ci mettiamo subito in allarme quando c'è una variazione solo di 5 su 100, voi capite che sc se scopriamo una variazione cosiddetta casuale di 3 su 100.000. Dobbiamo assolutamente dire: no, questo di fatto non è un caso, ci deve essere qualcos'altro sopra. Che cosa sotto? Che cosa sia quel qualcos'altro? Mm, invitiamo tutti a rispondere, ma una cosa è certa: la statistica ci dice che là sotto c'è un bias, c'è una deformazione, c'è un qualcos'altro che sta alterando la normale fluttuazione. Statistica di questi fenomeni, punto. Ecco, allora partiamo da questo dato: qualcosa di strano c'è, però mm. Enzo non si può eh, pensare che eh, sia legato alla vaccinazione di massa perché, se insomma, è un po' come la teologia, cioè se Dio è buono, non può far male. Pfizer è buono e è la nostra nuova divinità, per cui il male, se c'è, non può venire da là. Ecco, questa mi pare la sintesi del mainstream. Esattamente, ma ci ricordiamo qualche giorno fa Severgnini no, dire in TV eh, che certi dubbi non vanno sollevati in fascia oraria di grande ascolto, no, come fosse capito, eh, cose che insomma sono vere ma non si dicono ai bambini, no, che se no ci, ci restano male. Eh, questo è evidente, ormai guarda sulla, sulla, sulla stampa, sulla tv è, è talmente sconfitto evidente la cosa che è quasi superfluo parlarne. Vedevo il Corriere della sera eh, eh, l'altro ieri, perché poi bisogna vedere un po' che dicono, no? eh, salta fuori eh, malato di covid e prende miocardite a 29 anni. Cioè dovevano chiaramente spostare eh, capito? La, la, la finestra sul fatto che la miocardite è data dal, dal covid. No? E quindi da questo punto di vista non c'è proprio da farsi illusioni. Eh, quello che, che mi sento di dire... Noi saremmo tutti molto contenti di parlare bene di questa cosa no? perché non c'è nessun partito preso. Pensa che è bello, abbiamo un problema. Qualcosa che lo risolve a chi più contento di noi? No, scusa, ma è uno mica è matto. E però invece bisogna dire le cose come emergono dai fatti. No? Per cui appunto, sappiamo che le stesse cifre eh, che forniscono ufficialmente dicono un'altra storia, e questo è molto interessante. Cioè i dati non c'è neanche bisogno di taroccare i dati, perché i dati che escono dall'Istituzione di Sanità sarebbero sufficienti a mostrare una storia completamente diversa da quella che viene raccontata, ma è talmente potente la macchina eh, mediatica che tu puoi anche, avete eh, realizzato il bipensiero orvegliano, dire i dati giusti da una parte, dire il contrario nei commenti e non c'è nessunissimo problema. Quindi eh, la gente eh, rimane il commento. Va bene ora, io dico anche che di questi fatti ci sono delle spiegazioni convincenti, cioè per quale motivo ecco, potrebbero generare miocarditi o dei trombi, questi, questo tipo di soluzione vaccinale, che appunto è poi è una terapia, no? Ma perché l'idea di far produrre le nostre cellule la proteina e l'antigene che poi viene attaccato da, dal sistema immunitario è idiota. Cioè, perché la nostra cellula, nel momento in cui la proteina spike esce, soprattutto nei richiami successivi, il nostro sistema immunitario la vede come se fosse il virus. E quindi l'attacca. D'accordo? Ecco allora che sono tutte malattie autoimmuni, alla fine, che si vanno a generare. Quindi c'è anche una spiegazione teorica di questo, dice anche il professor Bellavide, penso qualche sera fa. Cioè, la miocardia è perché se il muscolo cardio comincia a produrre spike, viene attaccato. Allora abbiamo un fatto che è appunto questa abnorme eh, crescita di questo tipo di, di, di patologie in persone che normalmente non ce l'avevano. Abbiamo la spiegazione teorica del fatto, questo dovrebbe portare, abbiamo, io leggevo ultimamente, che comunque gli avventi avversi eh, eh, riconosciuti del vaccino messi, superano quelli di tutti gli altri vaccini messi insieme dei 30 anni precedenti, ci sono tutti gli elementi per dire fermiamo subito questa cosa perché... Eh, crea seri problemi ma quindi abbiamo la possibilità di puntare su altro che l'altra cosa è indicibile cioè non possiamo dire che andavano aumentate le terapie intensive non possiamo dire che ci sono delle cure no, che possono risolvere mh, in monoclonali anzi ne parla più tutto questo è, è la cosa incredibile è che noi siamo a ribadire l'ovvio da mesi da mesi poi ogni tanto arriva qualcuno in tv che, che lo dice tu vedi le varie facce no, che cascano dal pero, la merlino, eh, l'altro, il formigli di turno, che stanno là e, cambia, e, e va la pubblicità. Eh, tutto questo, insomma, so, sono conferme. Di fatto, ecco, a me dispiace che appunto, giovani, persone che sarebbero comunque molto meglio, vengano esposte a questo rischio e, in questo modo e che se glielo dici, è proprio col mito platonico, se vai a cercare di dirgli come stanno le cose, magari... E ti, ti, ti si rivolgono pure con aggressività perché sembra che stai cercando di negargli chissà quale salvezza. E questo però è, dobbiamo continuare a fare questo tipo di lavoro ecco, perché è l'unica possibilità che abbiamo di, di, di riuscire in pochettino. perché prima bisogna capito, coinvolgere più persone con più consapevolezza e con più argomenti, e noi ce l'abbiamo in maniera tale che alla fine ci sarà una massa che insomma è sempre più consapevole che possa in qualche modo resistere a questa propaganda. Intanto, vi do una notizia, naturalmente non buona, perché nel Draghi stanno le buone notizie, non ci possono essere. Ecco, su Repubblica ha battuto, Repubblica è il braccio armato dei padroni. Ecco, appena abbattuto questa notizia, andiamo a vederla. Eccola qua: dice Draghi decide eh, la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo. Consiglio dei Ministri già eh, domani. Ricordate, che in una prima fase si diceva che l'emergenza poteva essere stabilita per un anno, prorogabile al massimo per un altro anno ancora, quindi doveva finire per forza, per legge entro il 31 gennaio del 2022, e lo stato di emergenza non è previsto dalla nostra Costituzione perché i nostri Costituenti sapevano che ogni emergenza è funzionale all'instaurazione di una dittatura politica, questo è un ulteriore salto di qualità verso l'instaurazione uh, di una dittatura conclamata che oramai straccia anche le regole farlocche che aveva utilizzato per approvare una torsione autoritaria. Eh, chiusa Parenzi, torno da Daniele Giovanardi e gli faccio commentare questa uh, notizia. Ecco, diceva Pennetta, devono trovare il modo per giustificare questo aumento di malori improvvisi, però devo dire che insomma saranno dei farabutti però la fantasia non manca a queste persone manca l'etica, manca la morale ma non la fantasia ecco questa è una delle piste che sta seguendo il potere eccola qua, non so se sei d'accordo come medico coronavirus a Roma proibite la pizza margherita e pure quelle farcite ecco non è l'ercio Daniele è il messaggero di Caltagirone ecco quindi abbiamo scoperto il colpevole, la pizza margherita sì, no? Non capisco onestamente il nesso e la connessione. Io posso dire solo, parlando appunto delle terapie domiciliari, che io avrei in tasca una soluzione a costo zero per far cessare lo stato di emergenza. Seguitemi un attimo: in Italia ci sono 60.000 medici di famiglia, uno ogni 1.000 abitanti. E di fronte a un virus così cattivo, così capriccioso, questo esercito, secondo me, andrebbe messo in pista. Vuol dire che se ogni medico di famiglia in Italia seguisse il proprio paziente con attenzione, sollecitudine, andando anche a visitarlo, perché i rischi non ce ne sono, si mette una doppia mascherina, protegge il cliente, magari apre la finestra e non succede assolutamente nulla. Bene, si schierano due posizioni adesso. Quella governativa, chiamiamola così, per cui l'80-90% dei medici di famiglia non risponde all'appello, perché dice io delego alle USCA. Queste unità speciali di condivisione assistenziale che vengono pagate a loro volta quando c'erano già i medici di famiglia e dovrebbero continuare l'assistenza dove ci sono, se ci sono e con i mezzi che possono. E a sua volta le USC e i medici di famiglia, il 90% dicono oggi da chipirina è vigil'attesa. Quindi fate solo quello, poi si vedrà nei giorni, magari ci mettiamo in contatto in qualche modo, ma se la situazione non crolla, se non diventate blu, lasciamo perdere, se non interveniamo, noi vi portiamo in ospedale. Questa è una linea. Poi c'è una linea assolutamente minoritaria che è quella di Bellavite, quella di Remuzzi, consacrata ormai dalla scienza ufficiale che il paziente quando si alza con la febbre se comincia immediatamente una terapia antinfiammatoria, usando o aspirina o occhio o, o o indometacina, quello che volete voi, poi prosegue con il medico che lo segue e coglie le complicanze, perché l'importante è cogliere le complicanze e lo segue, e scusate se insisto, una telefonata lunga la vita, quando il medico si accorge che le cose non vanno, telefona all'ospedale, cerca il collega addetto ai covid, gli spiega la situazione, gli affidi il paziente, perché non va in un pronto soccorso generale, va già con un indirizzo, prendono gli esami del caso, si confrontano di nuovo, come è successo a me ben sette volte sui 60 pazienti che ho seguito, la polmonite c'era, me l'hanno rimandata a domicilio, c'è stata una dimissione protetta, ho continuato a curarli a casa, a domicilio e si è risolto tutto. Questa metodologia adesso riduce del 90% le e le complicanze, ma si può fare domani. È una domanda che faccio io e faccio a tutti. tanto ai cittadini. Cioè Che tipo di medico volete incontrare sulla vostra strada? Quello che vi segue passo per passo e viene a casa e vi visita? O quello che dice tacchi perina, vigila, attesa e poi ci vediamo un giorno? E tutti rispondono: Noi vorremmo un medico del primo tipo. Allora non si capisce perché, potendolo fare domani, questo rapporto fra ospedale e territorio, fra territorio e ospedale, perché sono l'ospedale, per parlare col medico sul territorio, in mezzo c'è la burocrazia. Il medico di famiglia per parlare con l'ospedale in mezzo c'è la burocrazia e mille difficoltà che ovviamente vanno annullate con un rapporto interpersonale. Allora, io rimango sempre stupefatto e chiudo che anche la famosa deontologia, gli ordini professionali, il medico del primo tipo, quello che fa la telefonata sbrigativa, prendi la tachipirina e poi vediamo, è protetto da tutto e, come posso dire, è rigido alle regole. Mentre quegli altri che s'attentano ad andare oltre, corrono tutti i rischi di questo mondo e molte volte vengono anche vituperati. Io di questo non riesco a capacitarmi. E questo è un dato di fatto davvero pressionante, che è palesa per l'ennesima volta la totale inversione di ogni principio di etica, e di deontologia. Cioè i medici che abbandonano i pazienti non vanno a visitarli. Non si presentano al capezzale di quelli che stanno male per davvero, che avrebbero bisogno di qualcuno che sentisse i bronchi, le spalle. Questi sono, si muovono secondo legge. Quelli che invece si presentano, magari cercano di mettere una pezza, provano a fare quello che è possibile, provano a reagire in scienza e coscienza, magari rischiano di finire sotto processo disciplinare perché hanno dato l'impressione che qualcosa si può fare contro questa malattia che invece deve essere considerata necessariamente incurabile per rendere facile diciamo, l'esaltazione del vaccino. Ecco, tutto questo in un mondo di pazzi, di forze e di dormienti. Ma non siamo pazzi solo in Italia, guardate che dalle altre parti non se la passano meglio. Il clima mafioso e di palese intimidazione contro chi non aderisce al dogma vaccinista non è una prerogativa solo italiana. Perfino nella liberale Inghilterra non è possibile dubitare del dio Pfizer senza finire nell'inferno dei reietti da silenziare. Emblematico il caso dell'ex calciatore Trevor Sinclair, noto commentatore delle partite di Premier League, brutalmente allontanato dai talk per aver osato associare l'aumento dei malori improvvisi in campo all'ossessiva campagna di vaccinazione di massa. Prima John Fleck dello Sheffield United, poi Adama Traoré dello Sheriff Tiraspol in Champions League contro il Real Madrid, si sono sentiti male mentre si trovavano sul rettangolo di gioco. Entrambi vittime di malori di tipo cardiaco. Il virologo inglese Jonathan Bell, però, una specie di pregliasco d'oltremanica, si è subito affrettato nello smentire qualsiasi ipotetico nesso fra vaccinazione e malori in campo. Non avevamo dubbi. Insomma, questo clima mafioso Leopoldo non c'è solo in Italia, c'è un po' dappertutto. Ecco, questo commentatore inglese, insomma, qua ogni settimana c'è qualcuno che eh, crolla in campo. Eh, cerchiamo di capire se questa vaccinazione ha portato più, che, più rischi che benefici. Lo hanno licenziato dopo un quarto d'ora. Ecco, questo sì. per dire che è un piano mafioso su scala globale, cioè. Tutti i diversi governatori dei, dei, dei diversi paesi, specie in Occidente, sono come i Capi Cosca che rispondono a una commissione unica, come era la mafia di Rina, però che aveva poi le sue articolazioni territoriali con i boss cittadini. Ecco, l'impressione che si ha è questa. Ah sì, sì, le cosche ci sono in ogni provincia: sono gli ordini professionali dei medici, degli infermieri, dei biologi, dei veterinari, perché si capisce bene, eh, potresti passare il virus al gatto, eh? Oltretutto i gatti sono ehm, c'è un coronavirus causa una malattia rarissima ma mortale, quindi sai. No, mi congratulo con Giovannardi che ha tirato fuori anche lui una neolingua. Ha detto vituperati, forse intendeva dire sospesi o addirittura radiati? No, il cancro sono gli ordini professionali. Un cancro. Un, uh, un, un, una catena di trasmissione ma sono dei burocrati che disonorano la professione medica tradiscono il giuramento fatto quindi Leopoldo tu pensi che diciamo i, i vertici della professione medica siano stati corrotti siano complici o sono semplicemente ignoranti io, io so che da Filippo Anelli in giù fino al mio di Padova mio si fa per dire perché io ormai sono un pensionato, eh, non so i motivi, so per certo che tradiscono il giuramento e disonorano la professione medica. Ecco, insomma, non le manda a dire Leopoldo no. Salmaso. Eh, Enzo, eh, hai visto pure in Inghilterra più o meno come gli schemi siano identici, cioè nei, nei programmi di approfondimento non si può accennare neanche in termini ipotetici cioè, noi lo stiamo facendo neanche qui noi non è che stiamo dicendo, siamo certi siamo. stiamo dicendo però è strano tutto quello che sta capitando si potrà cercare di indagare eventuali nessi tra la vaccinazione ossessiva e l'aumento di questi malori in professionisti sani, sportivi, controllati si potrà? Ecco basta dire questo per finire nel tritacarne della diffamazione dell'isolamento dell sociale è davvero un clima Molto, molto particolare. Tu lo ricordi un clima così violento come quello che stiamo vivendo adesso? No, guarda, nel passato, anche quando c'erano conflitti sociali molto forti, eh, ne ricordiamo gli anni 70, e comunque c'era la possibilità di dare la versione eh, sgradita, va bene? Adesso io una uniformità, un'omogeneità di questo tipo assolutamente. Non la ricordo, ma anche dopo ti c'era sempre la TV era rottizzata la RAI, c'era la RAI 1 che era della DC, la Rai 2 del Socialisti e la RAI 3 del Partito Comunista, che era anche una cosa onesta, perché tu comunque sapevi guardando quell'emittente quell come la pensavano, e lo stesso era per i quotidiani, perché erano riconoscibili in base all'editore. Quindi, in qualche modo l'onestà era che tu sapevi che rappresentavano idee. Di schieramenti diversi e comunque le rappresentavano. Ma adesso c'è questo monoschieramento che si riflette anche sull'azione parlamentare. Abbiamo questo: tutti i partiti dentro e questa foglia di figo di Fratelli Italia che sta fuori perché altrimenti sarebbe stato talmente palese, no? Cioè che un governo senza opposizione eh, non, non è democratico. Mancando l'opposizione, eh, una parola abusata. È un totalitarismo, sì, facciamo questa differenza perché nel totalitarismo eh, diciamo, eh, tu devi aderire convintamente. No? Il dittatore è quello che ti mette paura. Lo stato totalitario è quello che invece esige che tu lo ami e lui vuole essere amato. Visto Draghi, quanto bisogno di amore, cioè tu non, non lo devi criticare che poi ci resta male, no? Ma bisogna parlare bene di tutti quanti questi qua perché è quello tu devi, devi volergli bene, no? E allora, anche in tv, se tu te ne esci fuori so, alla Rivera famoso, ti ricordi? Eh? No, io ci penso proprio, eccetera, e Vespa ci resta male, no eh, si, si altera proprio perché è ferito, e l'ho visto in altre trasmissioni. C'è cioè, tutto. Quindi, una, una melassa omogenea di questo tipo non, non si ricorda veramente a memoria d'uomo. Insomma, ormai qualche annetto ce l'ho, mi, mi ricordo comunque, anche se ero studente, e le situazioni degli anni 70, no? Quindi questa qua è una novità assoluta, però anche questo è venuto a maturazione, un sistema che in fondo stava, stava crescendo e semplicemente è diventato uniforme. d'accordo? Riguardo l'Inghilterra, mi viene in mente altre cose, perché da uno ci pensa male, ma un po' androttianamente ci indovina. E guarda caso, l'Inghilterra stava andando un po' per conto suo, come al solito, Boris Johnson allargava un pochettino, ma sì, dai, via le mascherine, via tutto. Eh, arriva eh, lo scandalo della festa di natale e torna un'altra volta sotto occhio della magistratura è eh, un po' è il meccanismo no? che si ripete un po' ovunque eh, per cui da, da quel punto di vista e eh, a questo punto eh, faccio, faccio mie le ultime considerazioni di Agamben che è sempre insomma è, è molto è lucido su questo Siamo, non dobbiamo rapportarci con questo tipo di stato e come se fosse una situazione normale, cioè noi siamo come allora, se grande durante il nazismo tu non ti saresti mai sognato di metterti a dire eh sì, no? Però discutiamo no, su quello che sta facendo il governo, magari si sbaglia. No, c'è un'intenzione molto evidente, c'è un metodo assolutamente coercitivo e intimidatorio di cui bisogna solamente prendere atto. Beh, non, non c'è più da diventa quasi ozioso stare. A, a discutere se no, i media sono eh, schierati, se sono uniformi, hai visto Giordano qualche tempo fa, non mi ricordo chi c'era con chi parlava in studio, che diceva no, non dire queste cose che mi fai chiudere la trasmissione, e l'hanno chiusa infatti, cioè, che, eh, non è non c'è più problema, quindi uno che sta là, che ha comunque il suo bel posto, tranquillo, che hai costruito in anni di, di, di lecchinaggio la tua posizione perché deve andarsi a rovinare tutto quanto? Niente, si sposa l'idea corrente ecco questo qua ormai deve essere un dato acquisito, va bene? Per cui in realtà dovremmo eh, concentrarci sul punto, sulla, eh, sulla reazione a questo che sicuramente continua a passare dato che la informazione è il problema sicuramente non può prescindere da una Informazione alternativa e poi, eh, appunto, devono iniziare a nascere delle iniziative che, in qualche modo, come appunto cioè, durante un regime, incominciano a mettere in atto gruppi di persone che, in maniera più o meno magari non troppo evidente, incominciano a fare qualcosa e a creare una società resistente, eh, organizzandosi eh, attivamente, Insomma, il trasporto delle persone che sta succedendo adesso, cose del genere. Bene, ehm, c'è un, un dato che i giornalisti mainstream non prendono mai in considerazione che è quello che riguarda il numero delle persone morte o ricoverate in Inghilterra che hanno completato il ciclo eh, vaccinale. Ecco, noi abbiamo guardato prima i dati pubblicati dallo stesso governo e sembra che i vaccinati con eh, doppia dose siano di più, ecco, quelli morti o ricoverati, rispetto alla popolazione non vaccinata. Eh, è possibile questo dato? È, è veritiero? Giovanna... Microfono no, il microfono, sì. Se la vittoria finale è vicinissima, è chiaro che dei disfattisti come noi vanno internati, che proprio al momento del massimo sforzo noi inficiamo questo risultato che ha portato di mano. Perché così è il ragionamento che fanno. Allora io torno eh, eh, e vi dico una cosa verissima. Che si è verificata qua, ma può essere fatta in tutta Italia. Famiglia di tre persone. Questi giorni, tutti tre affetti di COVID, due stanno meglio, il più giovane che ha 18 anni continua ad avere tosse stizzosa. A questo punto, telefonano al medico di famiglia, il quale all'inizio aveva detto tacchi perine e basta, sono passati 5-6 giorni, e cominciano a essere preoccupati. E il medico dice: sì, in effetti la tosse, eh, sì, eh, però bah, prenda della paracodina, prenda uno sciroppo. Ma erano preoccupati, dice: ma è normale la tosse? No, ma in effetti, un ragazzo giovane, eh, guardi, è eh, eh, su suggerimento mio se il medico non viene dica che attivi le usca perché è obbligato attivarle ok ma il medico dice ma i venerdì magari vengono martedì dico, e, e se sta male nel frattempo voi fatelo attivare mi ritelefono dice guarda le usca hanno telefonato dopo un'ora sono state molto efficienti però non sono venute l'hanno fatto alzare l'hanno fatto camminare fare le scale vedere l'ossigenazione com'era e così via poi alla fine gli hanno detto testualmente: Allora mi raccomando, lei guarirà sicuramente, ma appena guarito, lei entro un mese vada a farsi vaccinare. <ride> testualmente, allora scusate, le, quello che hanno in testa sono questi ordini di servizio e sappiamo tutti: la scienza quella la S maiuscola, che tutti quegli anticorpi, almeno per un anno e forse anche di più, sono assolutamente coperti. Se si vaccinano, si fanno solo del male. C'è l'Italia ufficiale, i medici dell'Italia ufficiale che dicono appena guariti corri a vaccinarti per il tuo bene. Allora, ma di cosa stiamo parlando? Leopoldo, ti risultano questi dati che in Inghilterra i morti e i ricoverati con malattia grave siano più fra i vaccinati che fra i non vaccinati? Allora, qui ci, ci vuole una correzione e una controcorrezione. Il famoso effetto paradosso, per cui, se nella popolazione generale la maggior parte è vaccinata, assumendo che il vaccino non, non faccia granché, è giusto e logico aspettarsi che fra i malati, anche gravi, ci siano più vaccinati che non vaccinati. Eh, non vaccinati e questo è il famoso effetto paradosso per cui non vanno, va ehm, non vanno confrontati i dati assoluti cioè i numeri interi ma i rapporti le proporzioni però c'è un altro discorso io non ho difficoltà ad ammettere che al netto di tutte le porcherie che vengono rimosse e censurate eh, questa roba che chiamano vaccino possa in qualche modo attenuare eh, le, mh, gli effetti letali, attenzione, in chi nella popolazione che abbiamo a confronto, cioè 82 anni con tre patologie gravi, perché sotto di quella classifica là non c'è nessun motivo per vaccinarli e a quel punto il rapporto benefici-costi va a farsi benedire, però ancora. Perfino nei vecchi 82 anni con tre patologie, bisogna stare a vedere cosa succederebbe da qua a 10, 15, 20 anni. E qui, e qui hanno buon gioco perché la speranza di vita a 82 anni non è di 15 anni, cioè il tempo minimo necessario perché si sviluppino. Le malattie degenerative, le malattie autoimmuni, i tumori, tutte robe che noi per esperienza e per conoscenze fisiopatologiche sappiamo che arriveranno. Quindi, primo, concediamo questa storia della, delle persone anziane con multipatologie. Ripeto, a rigor di scienza non bisognerebbe concedergli neanche quella. Ma siccome non potremo mai avere la conferma, eh, pazienza, ma sotto già l'ottantenne che non ha nessuna patologia. Ma perché dovremmo esporlo a questo rischio quando l'ottantenne che non ha nessuna patologia eh, eh, ha una, una letalità che è identica a quella dell'influenza, identica a quella storica dell'influenza? Senti Leopoldo, c'è chi dice perfino che in realtà non esiste nessun agente patogeno che noi individuiamo solo mediaticamente come SARS-CoV-2, perché in realtà si tratterebbe soltanto di una ridenominazione fatta con malizia dall'intero circuito mediatico del solito virus dell'influenza. Ecco, per cui tutti quelli che invece accreditano l'esistenza stessa, che non negano che esista questo patogeno, chiamato SARS-CoV-2 vengono in maniera eh, più o meno decisa bollati come servi del sistema, gatekeeper e alleati del nemico per costruire una opposizione spendibile. Qual è la tua opinione su questo tipo di posizioni? Ma qua andiamo un po' troppo sullo specialistico perché intanto non esiste l'influenza, esistono le ILI, Influenza Like Illnesses, un gruppo di patologie che poi sintomatologicamente assomigliano a un'influenza, ma che hanno alla loro, come loro agenti causali almeno otto diversi eh, tipi di virus dall'influenzale, il parainfluenzale, i mixovirus, i paramixovirus, gli adenovirus e via e via. I coronavirus ovviamente fanno parte di questi, di questi gruppi. Ma eh, basta andare a vedere le statistiche dell'OMS, da due anni in qua, guarda caso, da marzo 2020, eh, i picchi influenzali che venivano registrati ogni anno sono spariti, non ci sono più, ma qui eh, il discorso è un po' diverso. Le malattie simili influenzali sono sempre state causate da almeno una dozzina di diversi tipi virali. E da un, due anni, ormai due anni a sta parte, tutti gli altri sono spariti e tutti vengono chiamati coronavirus. Eh, ma, SARS Dico, ma questo SARS, te la voglio fare più brutale la domanda, questo SARS-CoV-2, questo che viene sì. eh, cercato attraverso questo tipo di diagnostica. Esiste eh. oppure è la cosa di prima eh, che con, una, con un abito diverso, cioè è un travestito o esiste? Allora, lui? Eh, allora così, se riesci ricordo, a dirmi esiste, non anno. esiste, ma aiuti. Ok, è da un anno che prima un giornalista, poi un altro, un, un filantropo tedesco hanno messo una taglia che all'inizio era di 100.000 euro e poi è andata a un milione eh, e poi adesso non so più che, a che fine abbia fatto. Hanno offerto questi soldi a chiunque avesse prodotto l'evidenza inconfutabile, in laboratorio, ovviamente di altissimo livello che possedevano SARS-CoV-2. Nessuno si è fatto vivo. Quindi, insomma, tu Ma non escludi ho... che non esista, no? Io sono convinto che esista e come? Perché scusa, ci sono. Ci stanno lavorando. Cioè, se da... cioè, no, quelli che curano. Se, se, se ti chiama qualcuno e ti dice sono positivo. Un tampone ho questi sintomi. Se non esiste, non gli puoi dire ditti una preghiera così ti passa il demonio. Se no, che gliele allora, devi fare le medicine se non esiste. La, la gain of function cioè il, lavora, il, il lavoro da apprendisti stregoni che si fanno nei laboratori di virologia di tutto il mondo. Non della Tanzania ovviamente, ma di, di tutto il mondo così sedicente e progredito, i lavori di gain of function, cioè prendere un gatto, trasformarlo in un leone e poi dire ma ah, sì, ma io lo sto facendo perché poi devo trovare il modo di addomesticare, di domare il leone. Questi lavori sono fatti da 50 anni. Ecco, quindi siamo e arrivati al punto, cioè stiamo in presenza di un virus potenziato. Costruito da gente che sapeva quello che faceva. Allora, nessuno ne ha, ne ha la prova. Questa, ad esempio, io sono ah, convinto ti di ti questo. Metterei. Questa è la mia, la mia posizione, che esiste ed è stato fatta apposta da un manipolo d'assassini. Ma, ma certo, nella migliore delle ipotesi, apprendisti stregoni, nella peggiore delle ipotesi, gente che aveva anche altri. altri... Fini me non, non meglio confessati del resto, la gain of function esistono volumi su questo e in tutti quei casi la spiegazione ufficiale è che loro sì, è vero, prendono il gatto, lo trasformano in leone, ma lo scopo è trovare il modo poi di domare il leone in realtà. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di guerra biologica per la quale si sta facendo ricerca da almeno 50-60 anni, almeno, senza contare i casi empirici, eh, storici, eh, che risalgono al Medioevo e ancora prima, ma là eravamo proprio nell'empirismo puro. Qui siamo nella ricerca di laboratorio. Scientificamente fatta per, procur per procurarsi delle armi biologiche. Esistono trattati, ma ci sono i finanziamenti pubblici. È tutto un mondo noto da almeno dalla seconda guerra mondiale in qua. Il primo incidente 1967 Marburg, cittadina tedesca, dove ancora oggi c'è un laboratorio, credo, della Roche, ma potrei sbagliarmi. Quel virus là ha ammazzato una dozzina di mh, laboratoristi, medici, biologi, eccetera. E chi è Marburg? Marburg è il progenitore di Ebola. Chiarissimo. Su questo, Posso prima che... di tornare da Enzo, voglio sentire anche il parere di un altro medico, per l'appunto, Daniele Giovanardi, perché da, c'è diciamo, un um, gruppo, forse neanche tanto sparuto, di persone che punta il dito contro quelli che. Eh, hanno detto di, essere, di avere contratto questa malattia per come viene raccontata. No? Per cui, secondo diciamo, una parte di società, eh, tutti quelli che si dichiarano o riconoscono di aver avuto il Covid o una cosa chiamata Covid eh, sono di fatto degli infiltrati, dei, degli amici del giaguaro, dei servi dei padroni perché accreditano una versione falsa costruita dal potere per mantenere all'infinito le persone schiave della eh, paura. Ecco, io ho un'impressione diversa, cioè che siamo in presenza di una eh, questione sicuramente enfatizzata, però non completamente inventata, cioè non solo un'astrazione del pensiero e chi nega questo fa obiettivamente ai miei occhi il gioco del nemico, perché è facile ridicolizzare qualcuno che diciamo abbraccia posizioni che a me sembrano antiscientifiche. Su questo vorrei Ma sentire il tuo parere. Per venire anche su quello detto Salmaso il mio modo di ragionare è quello che so io. Se due anni fa hanno isolato qualcosa, chiamassero anche Pippo Topolino, un gruppo di virus, insomma, su questo hanno lavorato e hanno fatto detto, i cosiddetti vaccini proteici, mi riferisco al Sinovac, al Coronavac e così via. E adesso ne stanno studiando vaccini veri tradizionali col virus attenuato morto, che poi se il virus lo chiami SARS, se lo chiami cocktail, è una cosa che in molti paesi del mondo per milioni di persone ha funzionato, ha funzionato anche abbastanza bene, però quelli, i farmaci veri genomici sono imposti a tutti, quelli ad RNA, mentre quelli tradizionali sono proibiti praticamente in tutto l'Occidente, allora in questo non mi trovo. E non capisco e continuo a non capire. Ma dico Daniele, persone... perdonami, se in Cina hanno usato il virus attenuato, e se il virus non esiste, dove l'hanno preso? Sono pazzi. No, ma, che... ma non è così. Ma... Non... Questo, secondo me, è un messaggio fuorviante. Quello che hanno preso all'inizio, che sia sì, un miscuglio di virus, che non hanno isolato proprio quello vero, ma pezzettini di uno e dell'altro, però hanno capito che la causa patogena di tutto quello che sta succedendo nel mondo è quella quell'affare lì hanno preso quell'affare lì, l'hanno sedato, eh, 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 come fanno nei vaccini tradizionali, poi hanno fatto il vaccino e gli anticorpi vanno contro questa, quella roba lì. Mentre il farmaco che si inietta, quello della Pfizer, tocca solo questo spike, fa fabbricare le nostre cellule lo spike, vanno, vanno in circolo e fanno tutto quello che sappiamo e quello che non sappiamo. Allora, io dico fortemente, il virus c'è stato, è stato un virus, un cocktail virus, è stata una cosa nuova, è stato studiato un rimedio, quindi si possono fare tranquillamente delle, delle vaccinazioni con il virus attenuato, con questo gruppo di virus attenuato, ed essere molto più funzionali ed efficaci, perché anche magari milioni di italiani che fino adesso non sono vaccinati, con quel virus si vaccinerebbero, e non capisco perché loro non è permesso. Bene, eh, Enzo, eh, ragioniamo in termini diciamo tra virgolette politici. No? Se, se mh, diamo per scontato che siamo alle prese soltanto con una grande suggestione eh, di massa, non esistono neanche quelli che hanno preparato, come l'aveva chiamata Attali, una piccola pandemia utile per farci entrare nel mondo nuovo. Ecco, dire che è tutta una suggestione non è un modo insomma, per coprire quelli che diciamo, sono i maggiori sospettati di aver avviato l'era diciamo, delle pandemie, d'altronde lo ripetono con le solite profezie autoavveranti, i soliti ehm, padroni del discorso. Non è più semplice immaginare che quelli che annunciano nuove pande prossime pandemie siano gli assassini che ci stanno lavorando? Sì. Guarda, mi diamo l'occasione per ritornare su un argomento che ultimamente era andato un po' in secondo piano, cioè l'origine. Ma ormai l'aveva messo anche Fauci, che no? probabilmente era, era sfuggito dal laboratorio. Quindi, eh, ricostruendo quello che sappiamo, abbiamo la mappa genomica di questo virus eh, che, appunto, come veniva ricordato da San Maso, è prodotto di una gain of function, l'hanno detto i migliori specialisti. Eh, insomma mh, come si costruiscono queste chimere eh, una, una, una pratica Ralph Baric, uno dei più bravi portava avanti Xi Jin Li, la storia di questa ricercatrice cinese insomma era abbastanza nota ormai allora si costruisce un virus che eh, ha come, come uso non quello di uccidere interessante no? perché qualcuno mm. obiettava ti pare che faccia un'arma e non uccide ma perché le armi sono per forza quell'uso cioè, o una bomba atomica o niente. Allora, magari un'arma ha un altro scopo. Bene, se devo destabilizzare, mi serve una cosa che crei casino, perché, ma con una bassa mortalità. Il resto, ecco, il resto ce l'ha messo la costruzione intorno. Allora, rimettiamo tutto quanto insieme quando era? Il 20 febbraio 2020 viene impedito ai medici di visitare i pazienti. Non è stato ricordato prima il danno che ha fatto questa roba. Quindi su un virus molto contagioso ma a bassa okay. letalità io costruisco intorno una serie di provvedimenti che creano l'emergenza, va bene e che sono gli stessi che la stanno mantenendo. Quindi non c'è bisogno di sterminare la popolazione, perché questo magari avrebbe creato credo, problemi non desiderati. Bastava giustificare lo stato di emergenza. È molto bello, io stamattina ricordavo delle persone no, quella frase che ci si dice ci ridiamo sopra ma è drammatica. Sono, sono due anni che bastano due settimane, che manca, guarda, erano due settimane per abbassare la curva. Andiamo a recuperare i titoli dei giornali di inizio marzo 2020, no quindi in realtà, quindi, su una realtà di virus molto contagioso, ma poco, poco letale, i provvedimenti hanno costruito la necessaria eh, emergenza. Eccola qua. Sorpresona che viene prolungato fino al 31 marzo, no? lo stato di emergenza. Tutti quanti siamo sorpresi, vero? Eh, però come ricordavamo come qualcuno ricordava si passa dallo stato di emergenza allo stato di eccezione che era proprio guarda un po' la caratteristica del nazismo no? però guai a, a pronunciare queste parole perché sei uno che, che dice cose assurde d'accordo quindi eh, eh, un'altra cosa la, la variante eh, eh, l'ultima l'omicron va una curiosità pare che abbia sommato in sé tante mutazioni da essere veramente miracolosa, cioè la proteina spike fa un salto di mutazioni abbastanza insolito, mi è stata, è stata fatta notare questa cosa rispetto alle altre mutazioni. Eh, che dire, guarda caso è poi quella che in questo momento viene usata per perpetuare l'emergenza, è solamente molto contagiosa sappiamo, in realtà il, il, grande, il grande, la grande caratteristica di questo virus appunto è la, di essere contagioso, dopodiché il resto ci si costruisce intorno. Va bene? Per cui dire che cioè, non esiste, sai che c'è, cioè, sono quelle, quelle affermazioni che probabilmente sono, sono, sono molto contenti gli altri che vengano fatte, perché bloccano il discorso su un livello del negazionista e per di queste etichette, impediscono i discorsi veramente importanti di venire fuori e quindi è, è un regalo fatto agli altri. Su questo sono d'accordissimo con te, anzi approfittiamo per ripeterlo. Ecco, no, io sottoscrivo le tue parole anche perché prima il mainstream legittimava come avversari politici Castellino, questi di Forza Nuova che sembravano avere in mano il, il paese. Adesso quando devono concentrarsi nell'indicare i presunti guru scientifici dei, del cosiddetto fantomatico mondo dei Novax chiamano sempre, danno spazio ai personaggi insomma, più pittoreschi che poi alla fine sono i cosiddetti avversari di comodo, personaggi pittoreschi che poi si smascherano scrivendo invece contro chi senza motivo si alzano la mattina e scrivono contro chi invece prova a resistere sul piano eh, culturale oltre che sul piano mediatico. Andiamo verso le conclusioni di questa nostra puntata, nel frattempo vi dico come sta eh, Zeliski, eccolo qui Zeliski, eh, dice Spalletti che sta facendo degli esami, che ha avuto eh, dolore eh, al petto, ecco però oh, ecco, lo dice fanpage che è il giornale, insomma proprio un altro manganello nelle mani dei padroni, dice, aveva un dolore al petto e era impaurito, quindi povero, povero Zeliski, quindi si è messo paura, perché semplicemente se uno mentre gioca gli fa male il cuore e non riesce a respirare non si deve mettere paura, quindi è lui che si spaventa facilmente, dice è stato costretto a abbandonare il campo dopo una ventina di minuti, eh, il, il report medico del Napoli sulle condizioni del calciatore conferma la difficoltà nel eh, respirare avevano cercato prima di minimizzare dicendo che era raffreddato che aveva mal di gola però persino Fanpage riconosce che l'impressione è che a Zeliski sia capitato qualcosa di molto eh, simile al giocatore del Manchester United Victor Lindelof anche lui costretto a chiamare il cambio con la stessa motivazione non ce la faceva a respirare eh, va bene, ci dice però. Ci ha detto Burioni che la miocardite è quasi un'esperienza che vale la pena fare, ecco perché non è male. Fa, magari fa pure curriculum. Ecco, nella tua esperienza, Daniele, quante persone hai visto felici di avere una bella miocardite mentre eri primario? Magari allora, la mia esperienza ho visto centinaia di migliaia di persone. Facevo diagnosi come il paziente entrava in pronto soccorso, magari crisi di panico. Crisi d'ansia su una barella con 100 che l'accompagnavano, io lo guardavo in faccia, mi mettevo un sacchetto per respirare anidride carbonica. Detto questo, però, prima cercavo di escludere tutte le cause serie, poi alla fine confermavo la crisi di panico. Ma non è che non facesse un elettrocardiogramma, perché c'è sempre l'eccezione, perché ci può essere la crisi di panico, ma anche l'infarto. Quindi, intuito clinico. Quindi, questo giocatore, lo storia, non lo sapevo. Prima deve fare tutti gli esami, gli enzimi, eh, l'ecocardiogramma e così via. Quando trovano tutto negativo, proprio tutto negativo, possono anche supporre che o è stato un effetto collaterale del vaccino, che però non si riesce a trovare, oppure diagnosi alternativa strana, ha avuto una crisi di panico mentre giocava. Però ci vuole tutto questo, ci vuole del tempo. Chi lo dice dopo un'ora, cosa è successo? O è in malafede o è un cretino, perché è impossibile dirlo. Leopoldo è possibile che uno abbia la miocardite latente, magari che de derivante proprio dalla, da questa vaccinazione. D'altronde l'hanno scritto persino i produttori che può provocare delle miocardite, che però non lo sappia, cioè che scende in campo con un'infiammazione al muscolo cardiaco in maniera asintomatica e poi magari giocando all'improvviso si sente male. Questa è un'ipotesi che si può escludere scientificamente. No, no, è la più probabile in assoluto. Certo. No, no, ma è così. È così il il di sport emerge. Hai un giovane un maschio, eh, peraltro sano, non solo sano perché lo dice lui, sottoposto a esami in continuazione. Si fa il vaccino e poi ha una crisi cardiaca. Oh ragazzi, dice bene, dice bene Daniele, ovviamente gli faccio tutti gli esami, ma eh, quegli esami là nascondono. Quegli esami là io mi ci giocherei tutto che là salta fuori la miocardite, salta fuori l'endocardite, salta fuori la pericardite, salta fuori una semplicissima vasculite, magari in un altro distretto, magari nel distretto polmonare, magari eh, nel distretto cerebrale, qualcosa salta fuori e come se salta fuori, perché alla fine il minimo comune denominatore di tutti questi danni acuti, e ripeto, stiamo parlando solo dei danni acuti, Dio ci salvi da quelli subacuti e da quelli cronici di, di questa porcheria che chiamano vaccino. Eh, Solo i danni acuti hanno un, un minimo comune denominatore: è la lesione dell'endotelio, cioè della parete dei vasi sanguigni, <ride> il quale è solo il vaso sanguigno più grosso di tutti, la pompa. Dopodiché ci sono i vasi grossi e più o meno fino a quelli capillari di, di dimensioni microscopiche. Le, il minimo comune denominatore è quello. Per cui poi hai il problema cerebrale, hai il problema delle ovaie, hai il problema dei reni, hai il problema dei polmoni, ma il minimo comune denominatore fisiopatologico è quello là. Perché? Perché la Spike da sola già è, è tossica, mentre i coronavirus, tutti, compresa questa, questa robaccia che hanno fatto con la gain of function che potrebbe essere quella, potrebbe non essere quella. I coronavirus tutti hanno una spike, ma siccome sono virus interi, in realtà entrano nella cellula e l'immunità se la prende con la cellula. Nessuna, nessun virus naturale viene attaccato, come dire, a nudo, viene perché il virus non è un essere, tanto per cominciare, non è un essere vivente. Il virus è un pezzo di informazione genetica che le cellule si scambiano fra di loro e più delle volte se lo scambiano perché hanno un motivo positivo, evoluzionisticamente positivo per scambiarselo, se no cosa fanno? Si raccontano le barzellette, le cellule? No. Allora solo quando il virus entra nella cellula ed esplica l'informazione. Il sistema immunitario sulla superficie della cellula legge che cosa sta facendo quella cellula là e è come un'insegna sulla superficie della cellula. E se quella cosa è contemplata nell'ambito evoluzionistico, va bene, e se no il sistema immunitario non ci pensa due volte: fa fuori la cellula, non il virus, non gliene frega niente, poco niente del virus. Tutto questo Tutto è la, bi la biologia, ma ne avete mai sentito parlare da, da quel signore che tu hai nominato poco fa, eh? quello yeah. di Milano? Eh? Eh, vabbè, comunque nel, nel grande circuito mediatico si può entrare soltanto se si dicono stupidaggini, cioè può parlare ah, Lucarelli, può parlare Enrica Bonaccorti, può parlare Parenzo, può parlare Iva Zanichi, può parlare il Gabibo, può parlare il Pupazzo Juan, può parlare il ventriloco... Rockefeller, ma non può parlare una persona che sa quello che dice e se succede ogni tanto che per sbaglio invitano uno bravo, ecco, nello studio dei, del, del sistema Anche. mediatico prevalente, cala il gelo e impazziscono eh, tutti ecco, che viviamo in un'epoca al contrario dove gli scemi eh, dettano eh, legge e gli intelligenti sono ridotti al silenzio eh, allora, per chiudere faccio chiudere Enzo Pennetta perché il nostro tempo è finito Guardate come cercano di far passare la notizia di Zelischi. Eccolo qua. Napoli in allarme per Zelischi. C'è dietro il COVID. Ecco, guardatevi dietro pure voi. Se sentite qualcosa, probabilmente il è il COVID che spinge. C'è il COVID dietro a Zelischi. Però si dà il calcio: cioè, non è che dicono magari che è stato vaccinato. No, Sarà, avrà preso il COVID e quindi sta male per il COVID perché c'è stato un focolaio. Cominciano a scrivere soltanto che. Zeliski il Covid lo aveva già preso in aprile. Quindi quante volte lo piglia sto poveraccio di Zeliski il Covid? Vedete qua, ecco Zeliski, vediamo se troviamo la notizia della, uh, di, di aprile. Ecco Zeliski dice dopo uh, vittima del Covid, ecco l'ha già preso. Ansia Covid per Zeliski, il responso del test molecolare, il centrocampista teme una nuova positività dopo il caso di ottobre scorso, cioè, quindi questo ogni due mesi se lo piglia il Covid eh, Zeliski. Non so, che boh, non è più... Quella è una fade. Che, chi è, è che un... parla? Leopoldo. Vaccine Associated Disease Enhancement vaccinare uno che ha già avuto la malattia naturale è da criminali. Ecco, allora è più semplice immaginare che Zeliski l'aveva già preso, aveva già i suoi anticorpi naturali. Gli hanno fatto magari 12 dosi, nonostante questo, e sto poveraccio si è sentito male. Enzo per chiudere. Ma tutto questo, vedi, va in una direzione. Allora, noi stiamo vivendo quella che chiamano la quarta ondata, no? la quarta ondata va a fare il confronto No, dei morti rispetto all'anno scorso siamo tipo un decimo una cosa del genere quindi siamo all'interno di una specie di gioco di prestigio se presente quando no, il prestigiatore mette sotto un tero degli oggetti no? poi piano piano eh, toglie il tero sotto non c'era più niente ma era rimasta la forma eccola rimane la forma dell'emergenza anche se questa evidentemente si sta sgonfiando sotto sotto eh, il punto di arrivo che intravediamo qual è appunto mantenere uno stato di emergenza che appunto diciamo, diventa stato di eccezione anche quando i numeri diranno che non c'è assolutamente nulla perché adesso mi pare stiamo parlando intorno a 80 morti al giorno no? che in un paese come l'italia eh, non so di che cosa capitano di, di cose molto banali non è quindi l'emergenza però nella narrazione l'emergenza c'è stiamo nella quarta ondata e un altro anno magari ci saranno 5 morti al giorno e sarà sempre emergenza Tanto quello che conta è la narrazione. Cosa rimane di questa, di questa emergenza? L'impalcatura costruita sopra, quindi, e anche questo ce lo ripetiamo in fondo perché già si era capito, eh, questa struttura del Green Pass, del Super Green Pass, non è una cosa fatta per essere eh, revocata perché eh, è stato messo in piedi un apparato enorme, no? dispositivi di controllo, database, eh, eh, tutta una psicologia del Green Pass. quindi... L'operazione veramente da prestigiatori finali sarà di lasciare in piedi il Green Pass senza emergenza eh, sanitaria, per quanto appunto sia eh, amplificata. E per cui ci aspetta, esempio, in prospettiva, questo, no? non ci sarà che constatare appunto lo svolgimento di questo tipo di, 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 di fatto, insomma, di, di, andranno così le cose. Ecco, no? come ricorda bene Enzo se c'era l'emergenza anche quando si contavano due o tre morti al giorno ecco siccome vi do una notizia prima o poi si muore, ecco esiste la morte Scusa, eh, non, so. non siamo riusciti ancora a trovare un metodo la per rendere tutti mortali quindi so. diciamo se, lo, se il metodo è fino a quando morirà qualcuno ci sarà l'emergenza, ecco io temo che l'emergenza durerà sì. molto eh. Mi concedi una battuta? una battuta? dimmi Daniele sola. certo ricordate la fattoria degli animali cosa mm. direbbe il maiale Napoleone se anche sparisce tutto, non vorrete mica che tornino gli umani, ma non vorrete mica che torni il virus. Quindi, canto, quando il virus sarà sparito, rimarrà tutto nella paura che ritorni il virus. Ecco, e allora diciamo che quelli al governo sono tutti uguali, però Mario Draghi è più uguale di tutti. Vale. Eh, va bene cari amici, finisce qui questa nostra puntata, Vi, ne faremo un'altra anche per cercare di capire per quale motivo il continente più vaccinato che l'Europa è quello che sta peggio, mentre in Africa, dove forse non hanno detto gli africani che c'è eh, un virus terribile, forse non sapendolo eh, non stanno così male pur non essendo vaccinati. Anche questa è una cosa strana, lì dove c'è la più luce lì stanno peggio ecco un'altra cosa che non si riesce a spiegare grazie a Daniele Giovanardi per essere stato con noi ciao a tutti Leopoldo a tutti. Salmaso ciao Enzo Pennetta ciao Francesco ciao a tutti Grazie anche a tutti voi amici di Visione TV che ci avete seguito in tantissimi anche questa sera, siamo più di 5400 in diretta, numeri importanti per una televisione che è cresciuta giorno dopo giorno soltanto grazie all'impegno e alla costanza di chi ci lavora, tra mille difficoltà, senza sponsor, senza finanziatori, che come voi sapete Visione TV si regge soltanto grazie alle libere donazioni di chi ci guarda e ci sostiene, ci potete aiutare con bonifico, potete utilizzare Paypal oppure andate sul nostro sito, ecco ve lo faccio vedere in diretta www. Visione TV.it alla sezione sostieni cliccando qui potete decidere di eh, riconoscerci un, uh, un importo uh, mensile. Ecco, per abbonarvi, tra virgolette, cioè per sostenerci in maniera cadenzata, dovete mettere una spunta qui ecco, dove dice fai questa donazione. Eh, mensilmente arrivati ad una cifra eh, importante di sostenitori fissi proveremo a fare il grande passo cioè a sfidare il eh, mainstream e a tentare di arrivare nelle case di tutti gli italiani con eh, tutti i mezzi possibili sia quelli tradizionali sia quelli più eh, innovativi grazie a tutti voi una buona serata